Ciao ragazzi, finalmente siamo tornati di nuovo con i nostri bei viaggetti. Ed oggi vi voglio portare in tutte quelle località dedicate al gatto venuto dal futuro. Ovvero, Doraemon, Doraemon, quel gatto spaziale, solo tu ci regali. Partiamo con il nostro viaggio da Takaoka, ovvero la città natale del creatore di questo anime, ovvero Fujiko Effo Fujio. Questa città può essere definita come il memoriale di Doraemon. E non sto scherzando, c'è di tutto dedicato a questo personaggio. Partiamo dalla Doraemon's Walking Road. Si tratta di una piccola strada pedonale di fronte alla stazione di Takaoka. Qui sono state posizionate 12 statue in entrambi i lati della strada, poi i vari personaggi alla fine si allineano in cerchio guardando i turisti allontanarsi. Inoltre, piccola chicca, è stato posizionato un messaggio lasciato lì dall'autore nel luglio del 94. Doraemon è stato fabbricato il 3 settembre 2112 e ovviamente il 3 settembre del 2012 in Giappone, grande festa. E ovviamente sempre in questa città, in parole povere, è stato creato un tram a tema Doraemon. Ovviamente, da come potete vedere, è completamente a tema Doraemon. Sfortunatamente però sarebbe dovuto rimanere in funzione fino al 2013. Però gli ha fatturato talmente tanti soldi, se cercate su internet vedete che si parla di recensioni e non di soldi. Cioè, le recensioni erano talmente belle che l'hanno voluto prolungare. Ma secondo me questi hanno smosso qualcosina di più. La sua permanenza quindi è stata prolungata fino al 2018. Siamo nel 2020. Non so se esista ancora. Qualcuno me lo faccia sapere, grazie. Un altro posto, ovviamente da non perdere, è il Takaoka Otoji Forest Park. Si tratta di un parco dove è stata fatta una riproduzione del luogo di incontro di Nobita e dei suoi amici. E in più sono state messe anche delle statue che rappresentano i vari personaggi. Nella città di Kawasaki c'è il Fujiko F. Fujio Museum, noto anche come Museo Doraemon. Ok, non è di dimensioni enormi, però bisogna ammettere che c'è un'ampia collezione di opere dell'autore, tra le quali ovviamente Doraemon, 21 Emon, Kaibutsun e molte altre. La seconda parte del museo è molto più pratica ed è dedicata ai bambini. Possiamo trovare un teatro che mostra i cortometraggi originali, una sala per la lettura manga e in più diverse attività e giochi. E inoltre ovviamente c'è anche un negozio di souvenir ben fornito. Vi farò derubare anche qua? Pensavo che il Pokémon Center fosse l'unico posto, ma probabilmente anche qui potrebbero partire dei soldi. Spero tanto di non andare mai in Giappone, se no dovrò chiedere un mutuo o vendere casa. All'esterno, ovviamente, anche qua possiamo ritrovare delle statue a grandezza originale, ovviamente dei vari protagonisti. Ah ragazzi, notizia importantissima. Ricordatevi che qui al museo non vendono i biglietti, dovete comprarli online oppure nei convenience store della catena Lawson. Per chiunque invece, se volesse fare una bella magnata, ovviamente non al bar del museo, ma in un vero ristorante. Ovviamente non potete perché non esistono ristoranti a tema Doraemon, ma esiste il Dream Café, che è un caffè a tema Doraemon. Solamente che dovete andare a Kuala Lumpur in Malesia. E sì, potrebbe essere un problema, perché è un po' distante dal Giappone. Mi sa che cambierò caffè. Ovviamente lì dentro c'è una collezione bella grossa di Doraemon. E ovviamente tutto è dipinto di blu. Nel blu, dipinto di blu. Il caffè è gestito da Nicola Slim, che è il proprietario di tutta la collezione, con circa 1200 oggetti a tema Doraemon. Io so dell'idea che sono un po' troppi. Però, se ti piace così tanto, chi sono io per giudicare? Io spendo soldi in figurine, cioè non devo stare solo zitto. E per concludere abbiamo il Doraemon Waku Waku Sky nell'aeroporto di New Kitose. Qui dentro, oltre al semplice negozio, troviamo 7 aree dove troviamo una zona per bambini gratuita, casomai i genitori si rompessero i coglioni e volessero abbandonarli in aeroporto, una biblioteca e un'area seminari. E ovviamente lì c'è anche la zona ristorazione, perché in un aeroporto non si può mangiare. Che cazzo ci vai a fare? E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto, quindi lasciate un commentino qua sotto, mi piace, la campanellina, l'iscrizione. Se fate tutto, siete dei grandi. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione c'è anche Instagram, perché ci metto sempre robe carine, quindi se volete seguirmi, sta qua sotto. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!